Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video, sono Sparks di BrawlStarsItalia.com e anche di SportsMobile.it. Voi avete passato le vacanze, spero bene, o meglio siete ancora in vacanza. Il Natale è passato, anche la vigilia, avete mangiato, vi siete divertiti a mangiare. Io ragazzi vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato fino ad oggi, soprattutto per lo speciale natalizio, ma oggi torniamo a parlare di Brawl Stars. Durante il Natale il Detective Sparks è andato a indagare un po' su quello che potrebbe essere il prossimo aggiornamento di Brawl Stars e ho trovato alcuni indizi che potrebbero riportarmi a una nuova skin, probabilmente una nuova skin di Bull o probabilmente addirittura un easter egg che potrebbe riportare ad una nuova ambientazione nello spazio. E adesso vi spiegherò anche il perché. Adesso vi mostrerò alcuni indizi che ho trovato nella mappa di Brawl Stars e in un'immagine rilasciata su Twitter dalla Supercell stessa, dove ci sono alcuni indizi piccanti. Ragazzi, vi chiedo solamente di supportarmi con una bella iscrizione, mi raccomando tanti like, commenti e condividete questo video. Buona visione con il Detective Sparks. Eccoci qui in questa schermata. Ragazzi, apriamo Brawl Stars, vediamo cosa vi posso far vedere. Allora, innanzitutto, quello che abbiamo scoperto è che ci sono degli strani piccoli indizi nella nuova ambientazione di Pam. Andiamo a vederli insieme. La nuova ambientazione si trova su Assedio, quindi andiamo a creare una bella amichevole e andiamo da soli, ovviamente. Io mi rimpicciolisco così vedete anche di più. Possiamo iniziare la partita. Allora, ragazzi, guardate bene quanti piccoli easter egg possiamo trovare in questa mappa. Innanzitutto, oltre a tutti i rottami che potete notare, possiamo fin da subito notare che c'è una navicella spaziale esattamente dietro di me, quindi esattamente qui. Guardate bene ragazzi, questa navicella spaziale è qui, è un satellite che è sempre qui, che comunque sono oggetti che si possono anche trovare nello Star Park. Tutta l'attrazione distrutta, si trovano questo satellite e questa navicella spaziale che ci può mandare qualche indizio sul prossimo aggiornamento di Brawl Stars. Oltre a trovare tantissimi rottami, qui troviamo una telecamera robot che spia. Qui c'è anche Pam, non so se l'avete notata, c'è una Pam che dorme, guardatela ragazzi, sta a dormire. Chissà se mettiamo Pam che succede. Da questo lato possiamo notare altri rottami, c'è anche il robottone piovra dell'aggiornamento piratesco di Natale. Aspettiamo che arrivi il robottone, guardate qua, qui troviamo Iris e... perfetto. Ok, qui troviamo Iris, una cassa, troviamo anche la torretta di Jessie. Proviamo anche questo camper che credo sia di Jessie. Altri rottami dello Star Park. Quindi ragazzi, possiamo ben notare quindi questi primi indizi. Quindi ragazzi, il primo indizio è questo qui. Perché adesso noi parliamo di aggiornamento spaziale? Perché in pratica la Supercell ha messo questa immagine. E l'unica cosa che abbiamo notato un po' tutti, non è lui, non è Gelindo, è proprio qui. Se guardiamo dove c'è Spike, ragazzi, notiamo quest'arma strana. Il simbolo in teoria è quello di Bull, quindi io ho pensato subito potrebbe essere una skin di Bull Mecha. Però chi me lo dice che non stanno creando quindi una nuova ambientazione spaziale che magari uscirà a gennaio e che porterà qualche nuova skin come questa qui che c'è qui dietro, che potrebbe essere un'arma laser o un'arma aliena, e magari fanno magari una skin aliena, una skin futuristica di Bull. Perché ragazzi, le immagini della Supercell sono tutte fatte così, quindi lanciano degli indizi piccoli che magari uno non ci fa caso, vede questa cosa qua e dice vabbè, è un'arma a caso, invece no, potrebbe essere un braccio meccanico. Intanto c'è il simbolo di Bull qui, quindi si deduce che sia un'arma laser e io sono troppo convinto che sia l'arma di Bull e quindi una nuova skin in arrivo prossimo mese, probabilmente con la nuova ambientazione nello spazio grazie agli indizi della navicella spaziale, del satellite e di questo braccio meccanico di questa arma di Bull, perché è il simbolo del toro, quindi il simbolo di Bull, nuova skin per Bull. Quindi breve video ma intenso, perché probabilmente abbiamo sgamato uno degli spoiler più grossi che ci ha voluto mandare la Supercell per Natale, questo possibile nuovo aggiornamento di Brawl Stars nell'ambientazione spaziale. In questo video ovviamente ho voluto pubblicare il primo indizio che il Detective Sparks è riuscito a trovare ed elaborare e capire il motivo di questo piccolo easter egg. Quindi
io penso, ragazzi, che sta per arrivare un nuovo aggiornamento a tema spaziale. Non dico che è così, ma gli indizi mi fanno elaborare questa piccola teoria. La navicella spaziale, satellite e questo braccio o arma futuristica di Bull. Solo per questo gran lavoro di Detective Sparks, vi consiglio di mettere una bella iscrizione in questo canale per non perdervi mai questi piccoli easter egg e tutti gli spoiler su Brawl Stars. E soprattutto, ragazzi, tanti like, attivate le notifiche tutte, condividete e commentate, perché se non commentate non potrete mai parlare insieme a me. E invece io amo i commenti proprio per questo, per poter comunicare insieme ai miei iscritti. Ragazzi, mi raccomando, vediamo stasera in live per parlare di Brawl Stars e giocare insieme. Da Sparks è tutto. Bella!